tutti gli occhi sono su questo calciatore. Vedremo se riuscirà a ripetere anche oggi le ottime prestazioni. Viene da 3 gol nelle ultime 3 uscite, un bottino davvero niente male. Squadre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Giornata piovosa, non è il massimo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto potrebbe incidere sulle condizioni del terreno. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. A prendersi la scena oggi è il massimo campionato indiano, match valevole per la Hero Indian Super League. Gara che vede opposte Orlando City e Minnesota United. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Sta tenendo una media gol importante, Pierre, ne ha fatti 3 nelle ultime 3 uscite. Oggi ha la possibilità di allungare la serie positiva. Ecco l'11 iniziale della squadra di casa. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i 2 esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Questo è lo schieramento di partenza scelto dal tecnico della squadra ospite. A prima vista mi sembra che abbiano optato per un 4-5-1 con una trazione però anteriore, con i 2 esterni che potranno dare una mano, i centrocampisti avanzati a supporto della punta. I 2 tecnici sembrano essersi letti nel pensiero, adottano lo stesso assetto. Vedremo solo se sarà pretattica o se la giocheranno davvero così. Pastore. A tempo e spazio per il cross. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Siamo ancora nelle fasi iniziali ed è già arrivato il primo giallo. Penso che l'arbitro abbia voluto mandare un chiaro messaggio ai giocatori. Vuole tenere la partita in pugno. E il portiere dice di no. Giocata ad applausi. Non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Nella scorsa giornata hanno trovato l'obiettivo che si erano prefissati e oggi... Urruti! Hanno trovato subito il gol. Partita già caldissima. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Rete che regala un sorriso all'allenatore. Sono avanti, ma non devono fermarsi. La partita è ancora lunga. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Una grande giocata questa. Palla in rete, hanno sfruttato subito il momento psicologico. Questo replay dell'azione di prima. Ha eluso il pressing avversario trovando il gol con grande caparbietà e determinazione. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0.
prosegue l'avanzata. Pastore. Conclusione ribattuta. Cerca di raddrizzare il risultato, ma la conclusione termina di poco fuori. I due gol di svantaggio iniziano a pesare, Pier. Devono cambiare qualcosa se vogliono sperare almeno di pareggiarla. È in buona posizione. Portiere coraggioso qui, ha recuperato il pallone dai piedi dell'avversario. Uscita provvidenziale. Se fosse rimasto in porta probabilmente avrebbe preso gol. Mas. Bravo qui a smarcarsi. Avie Pastore. Ferma l'azione e recupera la sfera. Azione interrotta. Può colpire da lì. Pastore! Non trattiene, occhio alla possibilità. Sono ancora sotto di un gol, ma intanto cambiano anche gli equilibri psicologici della partita. Portiere che non ci è arrivato per un soffio qui. È riuscito solo a toccare la palla, ma non è bastato per impedire che terminasse in rete. Un calo di concentrazione che non farà sicuramente piacere all'allenatore, che richiama l'attenzione ai suoi. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Lianco. Oriol Rosell. Cerca e trova il compagno. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio. Conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene. La palla è andata di poco lato. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Numeri che dimostrano come alla fine nel calcio sia importante analizzare bene dati e statistiche. Ok il possesso, ok la gestione della palla. Occhio qui, può concludere. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Replay che ci permette di apprezzare la splendida azione personale che ha portato al gol, perché ha puntato la porta e ha mantenuto la freddezza necessaria per battere il portiere al termine davvero di una lunga cavalcata. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol, che vantaggio che si allarga. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Può portarsi a un solo gol dagli avversari. Grande parata questa. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Occhio al tocco in mezzo. Traversone che non crea problemi al portiere. Passaggio calibrato male. Ci sarà la rimessa con le mani. Pastore. Attenzione perché è pericoloso. Tacco robusto, palla persa. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 3-1 dunque alla fine dei primi 45. C'erano molte attese su di lui per questo match, al momento però non sta confermando le aspettative migliori. Ha tutte le qualità per fare meglio, ci ha abituato ben altre prestazioni. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Si libera del proprio marcatore. Non può fallire, attenzione!
E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. 3 gol di margine adesso. La messa dentro da pochi metri. Il portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio, sono stati puniti. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Prosegue qui dell'avanzata. Lo vede? Il tocco dentro. Pallone spazzato via. Puntuale qui il difensore nel recupero. Porta palla lateralmente. Può crossare da lì. Palla che resta in zona pericolosa. Via Pastore. Conclusione da cancellare. Cambi da una parte e dall'altra. Intervento deciso, concede solo la touche. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. La perde. Supera di netto il marcatore. Prova a calciare. Incredibile questa parata. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Palla in area di rigore. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Qui non c'è norma del vantaggio, dunque fischio dell'arbitro. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. L'arbitro ferma il gioco perché non c'è un vantaggio reale qui. Passaggio intercettato. Prova a servire profondo il compagno. Si è portato il pallone fuori, eccesso di sicurezza qui. Occhio perché ci sarà un cambio. Palla rubata in una zona pericolosa. Pallone in rete ed è comunque un segno di dignità, di presenza anche psicologica della squadra.
non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Risultato adesso sul 4-2. Ancora un quarto d'ora da giocare. Supera il proprio marcatore. Attenzione, pericolo! Bel tentativo, peccato per Lamy. C'è spazio, occasione. E c'è il gol, il sigillo per questa vittoria. 3 reti di scarto adesso, servirebbe un miracolo per riaprirla. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Rete che porta il risultato sul 5-2. Oriol Rosell. Perde palla. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Lo salta con un numero. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Che chance clamorosa! Ribatte qui il tiro. Passaggio intercettato, palla recuperata. Palla troppo lunga, preda del portiere. Grande recupero. E c'è la rete, la tripletta, una giornata speciale per lui. Rivediamo quanto è successo poco fa, Pier. Un gol che avrà mandato su tutte le furie il tecnico. Palla persa malamente, una disattenzione del genere. Imperdonabile a questi livelli. Si chiude qui il match con la vittoria della formazione ospite. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. È stato il protagonista assoluto del match, oltre che per la vittoria può essere contento per una prestazione di altissimo livello, coronata da questa splendida...